Ciao a tutti amici di Bellinche Calcio, mi ricordo un episodio veramente simpatico e quasi incredibile perché riguarda un calcio davvero da altri tempi e soprattutto un rapporto con le persone del calcio che quando ho iniziato la mia attività di giornalista era davvero tutta un'altra cosa. Era il 23 di aprile del 1978, io avevo compiuto 20 anni da soli 2 mesi e avevo iniziato da pochissimo tempo a fare l'inviato sportivo per il lavoro. Erano altri tempi, avevo appunto 20 anni, adesso il giornalismo è tutta un'altra cosa, allora si andava proprio dentro la notizia e davvero quella volta andai dentro la notizia. Dunque era una partita in Emilia, a Modena, era, mi ricordo proprio il giorno, 23 aprile 1978, Modena-Sampdoria, campionato di Serie B, l'allenatore di allora era Giorgio Canali e la Sampdoria vinse allo stadio Braglia quella domenica, vinse per 3-1, fecero gol Saltutti e mi pare Bedin, forse una doppietta di Bedin oppure Bedin e un'autorete, comunque Saltutti e Bedin sicuro, forse 2 volte Bedin, ma vabbè, comunque 3-1 finale. Per la Sampdoria allora vincere in trasferta era veramente un evento. E cosa successe nel dopopartita? Bene, rispetto ad adesso, allora noi giornalisti, giovani cronisti, io ero collaboratore alle primissime armi, entravamo negli spogliatoi, finiva la partita e si andava giù negli spogliatoi degli stadi, dovunque fossimo, e entravamo subito dentro lo spogliatoio. C'erano ancora i giocatori che facevano la doccia o erano in accappatoio, si vestivano, insomma, proprio un rapporto amichevolissimo. E quel giorno ovviamente nello spogliatoio della Sampdoria c'era grande festa. Entrai come al solito, mi sedetti sulla panca a prendere un po' di reazioni dei giocatori. I giocatori che con me erano particolarmente aperti erano allora Domenico Arnuzzo e Marcello Lippi, una coppia veramente di persone simpaticissime alla mano. E allora quel giorno, sapete cosa fecero? Io ero lì seduto sulla panca, si avvicinarono, erano ancora nudi praticamente nello spogliatoio, avevano appena fatto la doccia, mi presero e fecero una sorta di ola, mi presero e mi buttarono vestito sotto la doccia, ero grondante d'acqua quando mi tirarono fuori e facemmo veramente festa per quella vittoria insperata. Pensate, in quel momento io assolutamente bagnato come un pulcino dentro uno spogliatoio. Per fortuna c'era un altro amico di quei tempi che era Giulio Garbaglia, il magazziniere factotum della Sampdoria, anche lì veramente persona squisita, e mi prestò i pantaloni di una tuta di un giocatore e riuscì a asciugarmela belle meglio per poi fare il mio lavoro di cronista dopo allo stadio e poi rientrare verso Genova. Davvero altri tempi, così come di altri tempi erano i personaggi che gravitavano in quel mondo. Ne vorrei ricordare due, se permettete, amici. Uno era un collega che si chiamava Millo Balduzzi. Millo Balduzzi, per tutti coloro che gravitavano in quel mondo del giornalismo, era soprannominato Rotaia Selvaggia. Era un giornalista, un collaboratore ormai anziano, io avevo 20 anni, lui ne aveva oltre 60, Rotaia Selvaggia, perché amava andare in giro in treno, in ferrovia, era un appassionato, un amante dei binari come me, d'altra parte ho sempre amato il trasporto ferroviario. Ebbene, Millo Balduzzi, un ragazzo come me di 20 anni, era un grande amico. Alla fine delle partite ci scambiavamo ovviamente a volte le notizie, ci davamo qualche aiuto reciproco nei pezzi e soprattutto poi ci si ritrovava alla sera, al buio, al freddo, che fossimo a Foggia, a Trieste, a Varese o a Palermo, a prendere il treno e tornare verso casa, dove spesso rientravamo poi a lunedì mattina. E un altro personaggio vorrei ricordare, che si chiamava Lauro Toneatto. Lauro Toneatto per tutti era l'allenatore che è spontaneo, l'allenatore che magari sbagliava i congiuntivi delle parole, no? È famosissimo per il suo intercalare, come si dice, come si chiama. Ma Lauro Toneatto era soprattutto una persona di una grandissima umanità. Io ne divenni davvero amico e ricordo che poi dopo che lui lasciò la Sampdoria, era ancora allenatore, mi ricordo in che squadra, era il 1986, ebbene, dopo tanti anni che aveva
lasciato Genova, io in viaggio di nozze con mia moglie passai a casa sua a Murlo. Lui aveva una villetta a Murlo in Toscana e passai davvero con piacere a trovarlo, e ricordo che la moglie di Lauro Toneatto ci offrì una crostata veramente pazzesca, di una bontà eccezionale. E allora mi dico, al di là dell'umanità, al di là del piacere di lavorare, di essere accolto una persona come lui, bene, soltanto aver assaggiato quel dolce valse la pena averlo conosciuto. Grazie a tutti, ciao.